oggi che me ne fatto i cugini. Oggi, eh? I cugini, noi cugini d'Italia, mi è venuti a trovare. La mia cugina giorno, finalmente, non me l'aspettavo proprio. Riuniti oggi, e poi la mattina è impossibile. Sì, la mattina, di solito sempre la sera. Luca, ha portato a mio cugino Jonathan. Oggi per occasione della visita, oggi, per occasione della visita dentistica. Però anche un miracolo che tu eri casa stamattina, perché non sei mai sempre impegnato. È un miracolo che a casa, tutto è stato, vedi, niente è capitato per caso. Tutto è stato per farmi stare qui. Pareva che ce lo sapevo che venivi ai cugini d'Italia. Pensa che senza nessun preavviso. Senza nessun preavviso, come negli anni '80. Sorpresa. Piccoli, la nostra infanzia. È meglio di tutti, guarda, è meglio di tutti. Quella volta pure quando veniva a trovare nonno non è che telefonai prima, no? È che telefonai prima, la sorpresa. Sempre così. Zipino e zia Mimmi. Sempre. Dopo non facevi i nomi, io Jonathan venivo su io, facevo i nomi. Le cassette, le cassette facevi, mamma mia. Non mi sono conginato. A te nella lista Amazon c'è, ci sono dei registratori che digitalizzano le audiocassette a mano per facermi io e Luca e Jonathan. Quelle te a mano, Jonathan, facevi le cassette? Io le facevo una volta a mano, Ci sono molte cassette da Matteo. Quante altre fatte per Matteo, E poi c'avevi anche quelle da 120 minuti. Dopo c'avevo le cassette da 4 ore. Due ore. 120 minuti. Pensa un po'. Delle cassette enormi, enormi. Io invece andavo da Belvedresi a comprare tutte queste cassette, mamma mia, tante cassette da volte, le cassette a mano. Allora, adesso qui c'è la consegna in questo video finalmente. Akira Morimoto, che se spaccia per un giapponese, però noi non l'abbiamo visto mai, non si è fatto vedere manco nel raduno, quella volta che abbiamo fatto raduno. Non si è fatto vedere. Guardate quello lì. Mi ha detto Akira Morimoto nelle live su Twitch, perché io sono pure su Twitch, e mi ha detto: Matteo, a Luca gli voglio fare il giacchettino a vento perché va in giro sempre con quello là. Adesso l'ha messo a posto, però va in giro sempre con lo stesso giacchettino che c'è andato in giro per anni. Ha detto: io voglio fare un giacchettino nuovo in modo che lo vedo con un giacchettino diverso, sono sempre quello. E ha detto: mettilo nella lista Amazon, già che tipo è tuo cugino. Io ci ho messo questo. Questo costa, anche pensa, pare un sacchetto di mondezza, leggero leggero. Manco pare che costa tutti questi soldi questo, però 63 euro. Grazie a Akira Morimoto. Che quella volta ci aveva chiesto di andare a fare un pranzo insieme, giù il gatto nero. Non si è avverato niente, infatti. Lo misuri subito? Noi l'abbiamo messo adesso. Misura, lo cito. Bravo, te vede direttamente, che così la gente vede che non me ne è in possesso io dei unboxing che arrivano ai miei cugini. La schermata di Google, Bella oggi la schermata di Google. La schermata. Infatti la cambia sempre. Io sono diverso, ma ti ho fatto caso, Vedi quanto è imbottito, questo è bello. Questo ci pensavo te, mettevo. Sì, questo almeno è un bel giacchettino, un signor giacchettino questo. Allora. Qui metto in caricamento l'unboxing di ieri sera, che così viene pubblico oggi. E mentre Luca si e poi prova il giacchettino. Adesso lui prova questo giacchettino, E ancora. Ormai è il tuo. Questo è come presidente alla fine, Porca miseria, guarda quanto gli sta bene il giacchettino, però qui non ti si vede niente, è tutto scuro nero. È tutto scuro nero dentro sta camera, perché il sole è chiappa dall'altra parte della casa. Guarda che roba! Guarda che roba! Freccia nera! E poi pure la tasca per rubare c'è laterale. Pure per rubare, questa qui. Per rubare, c'è la tasca per rubare. Che gio? Madonna, pare che stai. Sei un eschimese, pare che stai in Alaska. Non ti parlo artificiale, quello lì parla tutto, Sì, cos'è? È finta? Questa tasca, no? No, è vera, ma. È vera,
Sei incastrato? No, un palombaro, ma te sono un palombaro. Un palombaro. Farà un po' come palombaro. Mai mi sa che c'hai avuto un giacchettino così imbottito, vero Luca? Sai così, eh? No, veramente. Guarda, questo ci puoi andare in montagna quanto ti pare. Ti tiene caldo questo, eh? Ti tiene caldo un bel po'. Questo, grazie, questo. Grazie a Kira Morimoto. Che bel giaccone, eh? Questo per fare video art. Se li fanno. Dipende. Non si farà più. Dipende. Speriamo. Dipende. I video art ormai. Bene. Ormai è finito. Tireremo sulle discariche. Sì, sarà sì, però con questo no? Attira sulle discariche, con questo non va bene. Ma fa, ma questo è. No, no. Questo è nuovo, eh. Adesso l'ha ricevuto, è nuovo. Ah, arrivo. Tutto coperto, andiamo a fare la roba. A fare la pinna. dopo tanto una volta che devi mettere la mascherina, che presto le toglie nelle mascherine. Freccia nera. Sì, fra poco le toglieranno. Sì? Sì. Però ti sta stretto, no? Ma taglia con stretto, giusto? L'occhiappata, perché so che più o meno è una L, questo calza di più, L XL quasi. Sì, no. Senti addosso, non sì. No, te copre, sì, te copre. Senti bene addosso. Sì, sì. Se copre pure i reni, è molto imbottito. Ma te ricordo, guarda che roba. Arrivo, ti fai i muscoli, pare, eh? Però muscoli, te si vede poco, è tutto scuro nero, una miseria. Vero Matteo? Ci pare che gonfi i muscoli. Sì, sì, è vero, sembra pure impalestrato, Luca. Ma questo è il mio imbottito di Batman. Allora, volevo dire che nella lista Amazon, oltre che trovate le due registratori che digitalizzano le cassette a mano che facevamo io e mio cugino Jonathan e Luca. Fate una volta, Se volete sentirle, dopo le metto su YouTube e le digitalizza. Potete trovare anche quei affari. E per cogliere sulla mondezza che eventualmente adesso quelli fare un video sul canale tuo, come te pare, mi ha detto Andrea, mi ha detto non te pare a te, vedi tu sì. Se lo famo insieme, se c'è anche Andrea sul canale, sì, se c'è pure Andrea che coglie su con noi la mondezza in giro, te le spiaggi così lo mettiamo nel canale, se no anche il canale mio, come tante miglia sempre, però sì, c'è quegli affari per cogliere sulla mondezza, le pinze, i bastoni col gancio, esatto, i bastoni col gancio, il bastone. Questo pure prende sulla neve, questo, però pure sulla neve non ce n'avevo più, non è come una volta, sulla neve non ce n'avevo più. Non ci andiamo più sulla neve. Non c'è più la neve, non c'è più la neve. Certo, non nevica più. Non nevica più. Non nevica più. Il po' è secco, ieri ha fatto vedere. Questo negli anni 80 andava bene. Lo so. Negli 80 questo, Ma io l'ho scelto simile anni 80. Ma lo stile moderno. Non c'era blè come zio Alberto, se no l'anni 80 era blè. Qui è nero. Questo è più nero, Sì. Questo è scuro. Però il nero va su tutto. Ce lo puoi adeguare su tutto. Vero, mettere nero, per me nero è quello molto elegante, per me nero. Sì, è elegante e nero, Oltre che elegante va su tutto. Vero. Dice bene su tutto, Non a tutti ci dice il bianco. Mi piace il nero. O i colori forti, capito? Sì. Bravo Luca, vivaci, Tipo il cappuccio, quello bianco lo permette, A posto, allora sei stato contento Luca di Akira Morimoto che ti ha fatto il suo giacchettino? Sì, bravo, il regalo ti ha fatto, Proprio era bravo. Deciso, ha detto io voglio fare il giacchettino a tuo cugino Luca. Bravo, bravo. Mettilo sulla lista Amazon e metteci la taglia e tutto. Bravo, io ci ho messo un po'. Bravo Morimoto. Bravo Morimoto. Allora, adesso noi dobbiamo dire una cosa. Il compleanno di Jonathan già è stato, però nessuno stanno gli ha fatto regalo a Jonathan. I fan, ma nessuno gli ha fatto regalo. Pazienza, E poi Luca adesso compie gli anni il 27. Poco, O no? Sì, il 26. 26. Il 26 quando li compie a zio Mario. Sì, come mamma, quindi io già regalo un anno fatto a posto. E te il regalo te l'hanno fatto. Io sono a posto. C'è gente che mi hanno chiesto, Matteo, di cosa vuole Luca e cosa vuole Jonathan, ma io gli ho detto Jonathan già l'ha fatto il compleanno, non gli avete fatto niente. Cosa vuole? Jonathan però vuole il robot. Com'è che si chiama? Metal Build in metallo che costa 430 euro. Quant'è? Quello 437 euro. È d'oro quello. È fatto d'oro, è placcato in oro, Voglio dire, no, però Jonathan mica lo poteva sapere che costava tutti i soldi. Che sapevo io, È d'oro quel robot. Platino. Allora platino. Luca, cosa vuoi te per il compleanno? Mi hanno chiesto. Cosa vuoi? Dillo a loro. Dillo Luca, qual è il tuo... Io niente. Ma me l'hanno chiesto, ho detto metteci qualcosa nella lista Amazon che vuole Luca. Cosa metto? Non lo so. Cosa so? Dillo a loro. Io niente, non voglio niente. Te basta il giacchettino e il ramo remoto che ti ha fatto. Vabbè. Te Jonathan invece quel robot di metallo non costa tanto. Quindi niente, non lo so perdere mai. No, mi hanno chiesto cosa vuole Jonathan, cosa gli famo Jonathan?
Chi te l'ha chiesto? E scegliene qualcosa dalla lista Amazon che me comporta da continuare il format, è tutto lì. Se no nessuno è costretto a pia la roba che la lista Amazon, gradite. La lista dei desideri. Esatto, non mi veniva in mente. Però la maggior parte della gente non ti manda la roba che scelchi nella lista Amazon. Adesso ultimamente non me la manda più. Ma no, quello che parla loro. Ma quello che parla loro, tutta roba da buttare via. Sì, ieri. Ah, a proposito, guarda, sì, CD, Jonathan, se puoi, musica. Porteli a casa tua, senti, da un casomai se non ti piace, non lo so se è tutta musica, non lo so. È output sacca Europa. Io non ce l'ho più il lettore CD dentro la macchina, capito? Non c'ho niente. Jung Core, io sono tedesco, Oscar Wilde. Non so cos'è questa roba, non so. Di Emmort Valde, tutto in tedesco. Vedi, hai speso dei soldi. Oh, ieri i libri in inglese, mi è arrivati una ventina di libri di inglese da buttare in inglese. Tutti in inglese, io l'ho buttati nella riciclazione. Quelli pure. Questi pure non lo so perché spendere tutti questi soldi per questi CD. Tutto in tedesco scritto? Tutti inutili, capito? Questi soldi qui, tra i libri e tutto, avranno speso 200 euro, capito Luca? In tedesco scritto, vedi? Tra i libri, tra i CD e tutto, 200 euro hanno speso. Che tanti oggetti utili se troverebbe nella lista Amazon, però quelli i ricchi spendono per le cazzate per buttare via, capito? Per dire. Non riesco un attimo, non leggo, Demon Falle del Markenbelt! Hitler! CSI, Mark, cos'è? CSI sarà... Ma CSI, cos'è? Questo è quello suonato nel telefilm. E poi dimmi una cosa, quando noi scappavamo con zio Mario, zio Mario era contento che facevi le mosse politiche. Allora, specificiamo questa cosa, perché quella volta quando ha circolato un sacco di nostre foto pubblicate da qualcuno, da qualcuno che noi mi ha regalato i CD in giro, i DVD in giro, e c'era delle foto nostre, le fotografie con zio che facevi i gesti politici. Però perché zio era contento, se non li facevamo zio chiudeva per sempre con noi, se stizzava come una bestia, allora noi li facevamo per rendere contento a zio, ma noi li abbiamo fatti per far contento a zio, no perché eri una ragione politica, perché noi non siamo di nessuna ragione politica, non siamo di niente, non ce ne frega niente della siamo politica, siamo di niente, no. Siamo neutrali, ecco, quello, sì, che quello dove mi è specificata tanto, siamo neutrali Matteo, siamo neutrali, non siamo neutrali, perché tanto la politica la politica non ci interessa, la politica poi sono demoni che vogliono distruggere la politica, l'Italia è quasi distrutta del tutto, quindi noi facciamo i gesti era solo per fare contento il mambo, e poi se noi mettiamo la camicia nera è per far contento il pappo, perché sennò si incazzava come una bestia. Già Jonathan ogni tanto duprava un maillot giallo e c'aveva un maillot giallo, si incazzava come una bestia. Un maillot giallo, Ho detto come che Simonetti. E dopo c'era anche il maglio bianco una volta. Bianco, incazzato. Devi usare la camicia nera! Il magliotto nero! 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 Io si incazzava. Io ce n'è uno rosso, una volta si incazzava come una bestia. Capirai, vedi, se Luca c'aveva uno rosso, una volta io pure c'avevo un maglio rosso e beige, ma beige c'è un maillot beige mi pare, si è incazzato perché io volevo il maillot nero, volevo la camicia nera, quindi si incazzava pure con noi, capito? Quindi per rimanere in pace col mammo noi ci mettiamo la camicia nera, facevamo i gesti politici per fare contento. In realtà noi non eravamo contro queste cose, noi siamo contro al massimo dalla politica, perché vedi che tutti quelli che andati su, tutti i santi, alla fine distrugge nelle famiglie e distrugge nell'Italia, infatti l'Italia è allo sfascio, alla fine siamo alla frutta. Dopo Berlusconi pure Puretto che salutiamo perché se te parli ciao Silvio ciao Silvio Berlusconi oh Silvio voglio dire no Silvio
E con tutti questi anni che c'hai, vai in pensione tranquillo. Ormai no, certo, ormai no. Che hai fatto, hai fatto un impero, voglio dire, vai in pensione tranquillo. C'è tuo figlio che fatica, per cosa serve? Per cosa serve a continuare a faticare a di colpi. Fino a che Silvio, non vai nella casa. Oh Silvio! Chi era? Chi era? No, Fede! Ah, Fede, ma non è quello che li invitava sulla Margherita. Visto che c'è il figlio, no? Che dirige tutta la media, il figlio è un genio come il padre, sono geni questi industriali, imprenditori, però voglio dire, una volta che hai superato gli 80 anni, basta, cos'è? Pure il presidente d'Italia ha superato, quanti anni c'ha il presidente? 80 anni, si deve riposare a tutti quei quadrini. Il Papa allora? Il Papa pure, anche Francesco. Il Papa? Il Papa c'ha 80 anni, il Papa, sì, però il Papa mica deve dirigere un'azienda. Cosa deve dirigere? La chiesa, tutti i preti vecchi. La chiesa, quell'altro, tutti dalla Cambogia viene ormai, che quelli italiani non vogliono ne fa più i preti, niente. Solo vuole fare queste cose lì, perché vogliono ne fa tutti i pornodivi. Tutti i pornazzi, È un macello. I pornodivi. I pornazzi, sì. Dopo vedi che anche la televisione è tutta piena di come posso dire, di pornografia, fornicazione. Se non c'è la pornografia non fa successo, no, cioè deve essere la pornografia dietro le quinte scopre la rotta dei collo, tutti quanti orgie contro orgie, sette sataniche, droga, anche social network è tutta pornografia, Instagram è tutta pornografia, Facebook non ne parliamo, Twitter, TikTok è nude. Hai visto Ornella Muti, 67 anni, pare che c'è una 30. Infatti, hai visto che roba? Visto che pare che c'è una 30. Porta bene gli anni, È incredibile, Ornella Muti, voglio dire, quanti ha? 67 anni, L'età di... Fatto con diavolo, L'età di mamma, quasi. L'età di zia. Mentre i genitori nostri... È pinguini di Batman. Finiti, tutti storti, contorti. Stampelle, tumori, cancri, controcancri. E queste qui, le attrici, porca miseria. E cosa fanno? Come fanno a essere lucido? Infatti, come fa? Cos'è Dorian Gray? Compatto col diavolo, Dorian Gray. Il famoso romanzo di cosa mi pare? Il romanzo. Quello che ha fatto il patto col diavolo è rimasto giovane. Come giovane mettiamo il quadro a posto suo, il quadro. Alla fine, però, si è visto che si è sfumato tutto, è diventato vecchio, stravecchio, alla fine. Erano tutti vecchi, lui sempre giovane. Dorian Gray. Gli diceva: ma com'è che sei sempre giovane? Ha fatto il patto col diavolo. E tante attrici sempre giovani. Ma hai sentito che voce Ornella Muti, tutta piena di calitura al massimo, fuma tutta la corda, ma sempre fuma un bel po', fuma. Ma in realtà è stata doppiata da Maria De Filippi. La De Filippi è stata doppiata. No, quella che era a Sanremo era Ornella Muti vera. Però non il fatto della voce rauca, no? Maria De Filippi. Che Cozzolone ha detto che era doppiata da Maria De Filippi, che la voce rocca. Fuma rotta di collo. Fuma sempre. Perché si crede che fumando se dimagriscono e rimangono magri. Capito? Sì, ecco perché allora anche colei fumava. Non ci frega un cazzo del passato. No, anche la moglie dell'amico tuo, Cosui. Lucia. Silvana. La moglie di Andrea. Lucia. La moglie di amico tuo. Ce l'ha detto, io fumo Lucia. Perché così rimango magra. Capito? Lucia. Rimango magra, Lucia. Però è incredibile, veramente, è tutto un puttanaio questa trasmissione televisiva. Tutto un puttanaio, Tutte nude. E poi anche il meteo, no? La meteorologia, non parliamo del meteo. Mica c'è più Bernacca. Io guarda che ho dato un messaggio a un giornalista che conosciamo, però non dimo il nome per privacy. Io ho detto: ma ieri hai detto della meteorologia che nevicava e pioveva, no? Nelle coste io ho detto: nelle coste come? Avete messo la pioggia? E in montagna la neve, invece tutto sole dappertutto.
Ho sentito un mio figlio che era sulle montagne, non ha fatto mai niente, non ha mai piovuto, mai nevicato. Niente fatto. Allora, cosa sta a dire? Che proprio l'amico tuo proprio diceva la parte del meteo. Sì, lui, sì, lo faceva lui. Dopo, in altri giorni, delle ragazze. Sì, però, sì, per esempio, sulla media, sette donne mezze nude, sì, capito? Fanno vedere tutti sempre le donne mezze nude che trasmettono il meteo, ma tutte cazzate. Non dice né più vero, tutto falso. Sempre per esempio Sanremo, no? Sanremo, quanta gente è andata lì e raccomandati, hanno pagato un pozzo dei soldi oppure si è prostituiti per fare Sanremo. Hanno pagato un pozzo dei soldi, si è prostituiti. Io mi ricordo quando suonavo dalle Le Mora per presentare l'azienda. Esatto. E Le Mora... noi abbiamo capito che se tu davi una bella somma di denaro te andavi a fare Sanremo e avevi pubblicità di un cantante. No, c'è andati quei ragazzi. Ah, quei ragazzi lì c'era da una bella somma di denaro. Una somma che Andrea lo permette di spendere. No, se lo poteva permettere, però bisogna giustamente c'era da fa la gavetta come tutti, era giusto. A fare le cose legali perché Andrea è tutto legale, tutto legalizzato, lui piace le cose legali sì, e sì, basta, lui piace l'illegalità proprio non la sopporta, tutta una norma. Fa pure bene al pianeta ne fa bene l'illegalità, infatti esatto, il pianeta è tutto legale, certo, fa bene invece che ti duca, fa bene, sì. Però te voglio dire che ormai in questo mondo corrotto dei social network e dei mass media, un mondo corrotto totale, noi cugini, anche se ci vedemo molto derato, però ci manteniamo i cugini d'Italia che ci si vuole bene, a modo nostro, ognuno di noi ci vogliamo bene a modo nostro, anche se io... E da quando sono piccolo che voi mi dite sempre che io sono più alto, sono più fortunato perché ho avuto le donne, sono più fortunato perché ho avuto un macello di macchine, sono più fortunato perché ho un figlio e voi non l'avete avuto, sono più fortunato perché sono sposato, sono più fortunato perché ho i computer, però alla fine che qual è la fortuna? La fortuna sì, da averci un figlio sì, però l'altezza non è una fortuna, l'altezza, perché l'altezza, io sono stato sempre male di schiena, ho tribulato un bel po', sono andato da Palombi Bruno, mi ha messo dentro l'ernia, sennò a storia ero all'ospedale che non mi muovevo più. Fortuna Palombi Bruno. Fortuna davvero. Io non lo so che fine. Quella volta Palombi Bruno Fabriano. Ha detto te, immagina che vai in giro con un cassetto aperto, poi andai in giro un mobile, come fai tu a trasportarlo con un cassetto aperto? Te lo perdi per strada oppure te si spacca. Ha detto te metto dentro il cassetto, 25 euro, a posto, me l'ha messa dentro l'ernia. Capito? Quindi tutti questi discorsi per dire che il mondo è un macello, la generazione è finita, tutti corrotti, e forze dell'ordine il 90% tutte corrotte, e le trasmissioni televisive tutte corrotte col sesso, porno e tutto, e i stilisti, le stiliste, tutto porno dappertutto, per far successo ci vuole il porno. Io il successo non ce l'ho avuto perché non faccio il porno divo. Ma poi si faccia È giusto, perché non fai il porno divo? No, perché apposta non c'ho il successo. Faccio però così freddi, Apposta non c'ho il successo. Apposta non ce l'hai, Quindi anche se sarò alto, sarò quello che so, però... l'unica noi poveri bassi i bassi invece stanno meglio dei bassi, i bassi stanno meglio di quelli più alti, i puffi de schiena perché quelli più alti sono soggetti de schiena, sono soggetti a morire prima, di solito quelli più bassi vivono di più. Non è una teoria, ma è una realtà. Quindi voglio dire, no? L'unica cosa che noi potremmo fare tra di noi è volerci bene e basta. I cugini d'Italia, i tre cugini d'Italia, perché i parenti di solito fanno male i denti. Quanti parenti nostri che ce l'emo lontane? Quanti parenti nostri? Per esempio, i parenti della parte di mio padre non li vedo mai, solo nei funerali e nei matrimoni.
Nemmeno tuo cugino Riccardo. Ma Riccardo mai, ormai non, non posso manco andarci a tagliarmi i capelli lassù, perché ci vuole di tutto e di più. Di tutto e di più. Ci vuole appuntamento una settimana prima, tutto. Ormai i capelli. Cosa ti fai? Ormai per te, con la macchinetta. Mi li foto per me, con la macchinetta la compro a questa po', che tanto te la lista Amazon, non me la manda nessuno. Quindi me la compro per i cazzi mia, è meglio di tutti, quando posso. Adesso no. Ti prima dicevi, cos'è che ti serve te ora per te del compleanno mio? A me ne serve il fanale della macchina. Però se nessuno ci pensa, non gli può fregare meno, a me non me frega manco io, manca a me, e me lo compro da solo, come giusto che sia. E la macchinetta per farti i capelli? Quella pure me la comprerò da solo, sì, mi serve. Mi serve. La priorità è la macchinetta dei capelli e il fanale. No, la priorità in assoluto è il fanale. Il fanale? È il fanale. Dopo le gomme dell'ape di mio figlio, l'ape 50, le gomme, ce le metto della lista. È un pezzo dell'ape di Babato. Perché l'ho visto rotto, è tutto rotto, cioè, quello è tutto da cambiare. Pare che zio Mario sì, è un macello, l'ape di babbo è un macello, deve essere pronto per fare la prossima stagione estiva con l'ape. Sì, è un po' però disastro. È un disastro, ma pensate che io gli ho comprato quello col volante che era perfetto, ci ho speso 7-8 mila euro per giustare, l'ha sostituito per via questo da buttare via. Quello deve essere adesso che. E io ci ho dovuto mettere la giunta. Tre mesi andati indietro fino a giurmare. Sì, la fa perché non la fa più con la schiena. Con la schiena ce la fa sempre. E mo spostato i mobili e non la faccio più, La schiena è mezza rotta, È cotto, È cotto, c'ho la pancia troppo grossa. Mamma mia, Dopo gli è grave ante la schiena. Vuole morire comunque, vuole morire, Eh sì. Purtroppo come Batman. Quindi voglio dire, tutto questo disastro, disordine e patteggiamenti, e se mettene d'accordo coloro che c'hanno, stanno in telecariche alte per fare business finanziario, le imprese farmaceutiche e tutta quanta la pubblicità televisiva, e noi non ce ne rendiamo più conto di niente. L'importante è che ci volemo bene. Ah, devo dire, la parentela che la vediamo solo in dei funerali, in dei matrimoni. Che parentela è? I matrimoni non più. Fatto mai più pure, Si sposa più nessuno. Non si sposa più nessuno. Te ad esempio, le due cugine, si sposate nessuna delle due? Le due? Si sposate? Le nostre due cugine? No, le tue, quelle le mie? No, le mie non vogliono sapere niente di me. Ah, ma quella più grande... Ma è sposata? Non frega niente? No, no, Alessia dice proprio... mio cugino un matto, non me lo... Proprio, e poi una professoressa, prof. Io ho un cugino matto, pazzo, proprio non. Basta. Chiuso. Quell'altro proprio non mi può le vedere manca a camminare, non ho fatto niente. Sarà che una volta sono andato dentro casa di loro, lassù, Sforza Costa, nella vecchia nel 2012. No, adesso non ci ho fatto un video. Sì, ci ho fatto un video, però mi tranquillo, un video tranquillo. Sì, però tutto crollato, esatto, nel 2012 io avevo dato un messaggio alla giunta comunale, al comune. Perché non gli ha sistemato la casa, non l'ha tutelati a zia? Perché non l'ha tutelati? Mascherato. Allora con i nervi che c'avevo ho strappato le tende. Allora per quel gesto lì loro hanno preso uno spregio verso di me e ha chiuso il tipo di rapporto di parentela. Tutto chiuso, Però io ho strappato le tende, no per spregio di loro, per spregio del comune che non gli ha dato la possibilità e non gli ha dato le possibilità per sistemare la casa. Capito? Quindi io ho fatto dei gesti nel 2012 che me le potevo pure risparmiare. 10 anni fa. E allora loro hanno preso questa antipatia verso i miei confronti. E poi sanno che io fui video per sentito dire quella che strappavo la scarpa, mi buttavo del fiume, e quella che dicevo la scarpa dello scopaggio, sempre quelle. Lo scoiattolo. Allora pensano solo quelle, dopo tutti i mixaggi che ha fatto tutti quelli che mi facevano i mixaggi, pensano solo che quelle cose lì faccio, capito? Sì, se fossero quelle le facendo. Pensi che fossero pazzie e basta. Sì, follie. Quindi dice, quello è pazzo, ho finito, lasciatelo perdere. È un cugino che non è più cugino, non ci frega niente. Ma vi siete etichettato ormai così, ormai... Ma c'è dei matrimoni dei cugini, sei stato solo il matrimonio di Riccardo. A Villa Cocche, che ormai è di strutturazione. Da parte dei Montesi, sei stato solo a quello di Riccardo. Solo dei matrimoni. Sì, che mi ricordo io. Da parte nostra, c'è quello di Enrica. E Chica.
Kika è tua sorella, basta. No, Beatrice. Ah, perché? Beatrice siamo stati. Beatrice, Francesca Beatrice. No. Da Francesca no, non si Beatrice, mi ricordo che ho vomitato tutto. Sulla Beatrice, la sarà Matteo, De Beatrice, io c'ho una camicia rossa Bordeaux, dopo il vomito tuo, mi è andato in te i sgrizzi, in te i jeans miei. Te i jeans, dopo mi è venuto in faccia pure a me, a vedere il vomito tuo. Sì, dopo mi ha fatto male pure a te. Una volta, è vero, dopo sono andato dentro un garage che c'era due bauletti per il ciao, il trattorino. Un garage abbandonato, ho preso due bauletti per il trattorino ciao, ha preso diretta. Fosforescenti, quanto era belli quei mitico tattorino, mi ricordo molto. Sono andato lì, c'ero in faccia, mamma mia. E dopo ho preso i pauletti. Mamma mia. Che tempi. Che tempi, eh? Memorabili. Dopo, più che altro i funerali. Funerali, quindi non si vede mai quei parenti. Io l'ultimo. Quindi noi è un miracolo che siamo uniti come tre. Quei parenti da babbo, devi stipi i parenti da babbo pure. E pensa, io lo trano 15. Perché il padrino più, o il padrino della cresima, Giorgia l'hai visto più. Sì, l'unico parente del Gino. Solo viene entrato a casa, solo viene entrato a casa. Che il padrino? Federico. Il padrino tu? Sì. Dei parenti del Gino. Entrano in casa, a me il padrino mio non si è fatto casa e viene anche una volta. Il padrino suo. No, io voglio dire che non era parente. Il telefono pure a volte. No. Te il padrino era un amico. Sì, è un amico, per modo di dire. Sì, è un amico. No, vabbè, però come ex vicini, è nata l'amicizia come ex vicini di casa. Sì, però voglio dire, certo, non è parente, no, non si può le distinguere. Non è parente comunque. No, comunque allora, lui, parente di Dino, zio Lino, zio Gino, l'unico che lo va a trovare è Federico, che è anche il padrino della cresima. Pure il padrino, eh. Cioè, vabbè, basta. Per il resto quelli dei cingoli, quelli dei filottrano. Mi chiamano ormai, se fanno sentimento, mi chiamano ormai. Tutto finito ormai. Ho pensato che zio Lino voleva sempre andare lassù a Mugliola. Scasigliello. Scasigliello, filottrano, tu sarei. Jonathan, c'eri te in quel momento quando era morto col vecchio della panchina d'aspetto che stava aspettando la curiera, cucinera, in giacca e cravatta, cucina. C'ero io. C'era un infarto, non c'era. Allora c'eri te, Luca. C'era solo Luca. Non ti ricordi? Non c'eri pure. Allora chi c'era? C'era zio Lino. Quello lì era cuciera. Mamma mia. È un vecchio, capito? Un vecchio a bocca aperta e ha preso un infarto. Ma la carta massima la bocca. In giacca e cravatta. Dopo abbiamo chiamato il 118, l'ha andata a Pia e ci è venuto il caro funebre perché era morto. Sì, ho pensato. Un infarto mentre aspettava la curiera. Forse non c'eri? Non c'eri pure. C'era Zio Lino. Pareva che c'era qualcuno, sa me. Zio Lino, sì. Forse Gino, Io ogni tanto ci andavo su Zio Lino. Forse Zio Gino. E mi ricordo Zio Lino ogni volta che lo andava a trovare scriveva sempre nell'agenda sua che lo andava a trovare. Oggi ce l'avevo mio nipote Matteo. Mio nipota. Gli piaceva perché andavo veloce con la macchina. Flash ti chiamava Zio Lino. Invece lo chiamavo Acqua Flash, mi chiamavo Matteo una volta. È vero, mi ricordo. Aquaman e Flash. Aquaman perché? Il va sempre male, non va sempre male. Ma male Aquaman. Flash veloce, quindi ho misto Aqua Flash. Sì. Con dentifricio. Matteo una volta dico, ma mia parola sono un dentifricio. Un detersivo, dice Matteo. È vero. 20 anni fa ste cose. Sai, 20 anni ci ha passati, Mamma mia. Allora, in poche parole, il primo compleanno è stato di Jonathan il 23. Il 21 gennaio è stato di Jonathan, abbiamo fatto pure la live. Sì, l'ho fatto quella sera. Poi il secondo è il mio il 12 febbraio. Il terzo è De Luca il 26 di febbraio. E quando ricorre il compleanno di Luca, quando ricorrerà il compleanno di Luca il 26 febbraio, lo compie anche zio Mario Bonanima. Che presidente? Che se viveva avrebbe compiuto 82 anni. 82. E poi ci poteva arrivare tranquillamente. Se non era perché è andato a cogliere sui grugni per zia Ruota. Un bel traguardo sarebbe stato. Bel traguardo, zio Mario. Mamma mia. Almeno superavi 80 anni almeno. Superavi 80 almeno, zio Mario. Avrebbe compiuto. Che il mammo. Buono presidente. Era bello che c'era il mammo. Se c'era il mammo, a stora era tutte le cose cambiate, perché aveva cambiato la storia della realtà di adesso. Sì. Quanto ci manca perché zio Mario? Ci manca tanto, Sì, sì. Presidente. A quest'ora non c'è nessun Ethers. Ci pensi? Ma culo ce l'avevi, Perché? Come perché? Perché ha sprangato. Sì, perché dopo delle sprangate. Prenda zitto! Debbiamo sprangare! Noi ci rinevo, sprangate! Prenda zitto! Pensa zitto! Zitto! Io mi ricordo quando Manuel, no, de Kika,
e stava sul corso, te l'ho raccontato. Manuel De Chica. Te, Jonathan, lo sai. Manuel, ah, Manuel, il nostro nipote. Era carnevale, era carnevale. Io stavo su per il corso del castello con zio Mario, no? Eri andati su per andare, non lo so, a vedere la mostra lì a San Francesco, no? C'era una mostra, non lo so. Era Mario, carnevale. Zio Mario se andare a vedere la mostra. Strano, il mamma pensa. Allora, non so di cos'era. Della c'era guerra. Manuel? C'era Manuel con gli amici sui, con gli amici sui. Manuel ci ha fatto finta da non vederci. Ma guardavo dall'altra parte perché c'era gli amici sui. C'era gli amici sui che si incannavano, no? C'avevano le canne, bestemmiavano, erano i punk, erano tutti vestiti da punk. A zio gli ha spruzzato con la bomboletta uno, no? Ha detto, quel chiaccio, quel chiaccio. Manuel, sei sul posto, sì. Uno, vecchiaccio, porco, porca, vecchiaccio, sei un vecchiaccio. Ragazzacci. Allora zio si è girato. Incazzato, c'aveva un manganello, lui andava sempre in giro con un manganello, ha cominciato, ma vecchiaccio, vecchiaccio, vedete che vecchiaccio, vecchiaccio, non sono vecchiaccio, ha cominciato a dare le bastonate, ha preso la rincorsa e ha dato una bastonata qui, nel ginocchio laterale a quello, l'ha fatto cascare giù. Mamma mia. Quell'altro dopo è fuggiti. Il manganello di legno c'aveva, no? Manuel gli ha detto, brutto vergogni, non sei mio nipote. Te pensa, quello ha urlato dal dolore di quella gamba. Vicino occhio lì, E il Massimo quella sera a Porto Recanati. Che presidente? Il Massimo al bullying, Porto Recanati. Dopo è fallito però, Sì, fallito, dopo le sprangate presidenziali. È fallito dopo. In ogni luogo che andava il mammo falliva. Attila! Come Attila? Fratello di Dio. Invece con figlio d'erba. Fratello, fratello tutti io. Quella volta ci è stato tremendo laggiù, Spappo di attacco. Spappo di tirare. Fine. Tutte ambulanze venute, altro che... Mamma mia, però, il mammo si vendicava. Il presidente. Non gli piaceva l'ingiustizia. Sì. Però alla fine è rimasto sempre da solo come un capo. Era il diritto e il la giustizia. Il giustiziere. Ma te, il punisher. È vero. Era bello a fare. Se noi avevamo potere da stare sulla PlayStation, era bello a fare dei giochi con la PlayStation 5 o 4 e de zio Mario. Ma si vendicava. Su quella ancora a casa, Lo so, gliel'abbiamo chiesto tante volte alla gente che ha la 5 e non gli frega niente della 4, dalla Jonathan, però. Fino adesso nessuno ha fatto niente. Fa verdura la mia. Chi è che vuole, regalare la PlayStation 4 che non ci fa più niente a Jonathan? Se qualcuno me l'ha regalata, venga. Dopo qualche gioco lo do io, perché qualcosa che non ci gioca mio figlio, lo do io qualche gioco, non a Jonathan. Se no Jonathan adesso ha stabilito che finché funziona la 3, farà la 3. Finché la fa verdura, Dopo direttamente si compra la 5. Certo, l'hai visto qualche gioco che ti ha dato cambiare? Vero, li compri direttamente. Già provato qualcuno, sicuro ce l'ha provato. C'è qualcosa di buono. Io c'ho un po' dei giochi belli, sì. Se ti rompesse la 3, te fai direttamente la 5. No, compro la 4, questa. Allora, costa un po' di meno la 4. Sì, la 4 costa di meno, 240 euro. Se mi sono prendo la 3, compro la 4, non sono prendo la 5. Penso che compro la 4, Certo, la 4 va benissimo. Infatti meno costa un po' di meno. Te pensa, Michele ci gioca 7-8 ore al giorno. Tra poco scapperà la 6. Michele ci gioca 7-8 ore al giorno. Tantissimo Michele, Tu pensa, gli sei Michele c'ha 47 di scarpe, ma ha dato queste sue, vedi? Adesso Michele 48. Adesso sta bene a me qui, ti rendi conto? 16 anni, Michele. Il numero è che siamo a te? Questo è 46. Lui c'ha 47. Allora, Michele, 16 anni, guarda. Questa è la pistola che abbiamo comprato a San Marino. D'epoca. Anno scorso. Degli ufficiali... L'800 dell'800. Questa è d'epoca, bella. Degli ufficiali. La pistola vera? No, è una riproduzione. Questa è falsa, una riproduzione. È una riproduzione di pistola antica. Antica riproduzione. Made in replica. Del riscatto che fa. Senti che scatto? Questa d'oro sopra. Come mai l'aveva gli ufficiali? Quella invece argento. Come mai l'hai comprata? Per chi è? Per te? Per Gabriele, per me. Ah, ce l'ho per me. Invece mazzo. Gabriele mi piaceva perché ha visto il Titanic e c'aveva gli ufficiali. E poi anche questo qui è il pistole dei Cosimi, no? I pubblici. Ha visto pure Jack Sparrow, no? I pirati dei Caraibi. C'aveva queste pistole qui. Come si dice? Mazza qualcuno! Mi c'è mazzo! Quello non è
gli ufficiali ce l'avete d'oro, esatto, capito, esatto, sopra, sì, invece sì, quell'altro, i normali ce l'avevano ne... per ricaricare, ce l'avevano in argento, capito, vedi che scatto che fa, questo per ricaricare, questa ha costato 12 euro questo poco, questo poco, perché tanto è una riproduzione finta, capito, è vera, poi questo poco, non è, ma non è fatta a mano, sembra questo con DVD, non sembra da un film, mi ero pensato questa per dire che che pistola è bella, mi ricordo, mi ricordo il metal detector, il grande, mi ricordo il grande Lisenok, metal detectorista, che ha trovato una pistola così originale e vera, d'oro sottoterra, penso a un metro sottoterra, l'ha trovata col metal detector, un metro sotto, d'oro. Ma dove, te in spiaggia? No, in un campo, di guerra. In un campo di battaglia. L'ha trovata d'oro. Avete sentito quella notizia, Jonathan, che uno ha trovato con metal detector una moneta risalente ai tempi di 2000 anni fa? Non so, 2000 anni fa? E ci ha fatto 180.000 euro per quella moneta lì. Ma dove era? Era d'oro? Con metal detector da 100 euro. Moneta d'oro. Antichissima, dei 2000 anni fa. Sa un po' roba, tempi di Gesù. Te rendi conto? Con un metal detector, poi stavano in giro tutti quanti col casco, con le cuffie, con tutti i metal detector, scavano dappertutto. Certo, quella probabilità di trovarla è... come vince la lotteria, vince la lotteria in Italia, è vero, come i gratta e perdi, come i gratta e perdi, puoi passarci tutta la vita e non trovi niente, uno su un milione, come poi appena scappi la trovi, è come la lotteria, dipende dove vai, gratta e perdi, dipende dove vai, uno su un milione puoi vincere a posto. Allora cosa famo, reso conto della situazione, abbiamo fatto vedere la consegna del giocetto di Akira Morimoto a Luca, grazie Akira Morimoto, ecco la freccia nera dopo, e che mi hanno chiesto da mettere quel coppe Jonathan nella lista Amazon, allora niente perché non si può mettere niente, no, Jonathan l'unico robot che gli piace costa quasi 500 euro, quindi niente, allora niente, Luca te vabbè il giacchettino e basta, in possessione, sì? Te vabbè solo questo, non vuoi niente, mi hanno chiesto di a Luca cosa vuoi, metti quel coppe Luca nella lista Amazon, cosa ci metto, niente. Per te vabbè questo e basta, io no, a posto, no, noi voi con loro finito, basta, con voi insieme a loro finito, basta, io pure niente, io te pure niente, te pure niente, io niente, tanto chi è che vuoi, tanto il fanale della macchina ti serve, niente, lo comprerò da solo, se tanto chi è che non tanto, chi è che tanto voglio dire, no, tutti mi dicono ma guarda che siamo tutti squadrinati, io ho detto ma chi, perché che tu hai chiesto qualcosa, perché ho chiesto perché qualcosa, la lista Amazon, la lista dei desideri, mica delle costrizioni, il desiderio che uscire, non è la lista degli obblighi, no. Gli obblighi, sì, gli obblighi obbligatori, no gli obblighi, se non me lo fa lo fa da solo, gli obblighi addirittura, con quali quattrini, quando ce l'ho, se me lo mandi mestizio, quando ce l'ho li comprerò, finito, come il drone, no, il drone cosa è successo, che non va verso drone, il drone te non lo sai cosa è successo, è successo che io l'ho comprato. No, quello vecchio lo so cosa è successo. Quello è... Allora, il drone lo pagherò da st'altro mese in poi 50 euro al mese. No, adesso non ho pagato niente. Grazie. È un finanziamento che ho preso, 50 euro. Questo drone l'hai comprato di 100 euro? No, sono andato all'Unieuro, c'ho il Joyland lì, di fronte. Ah, all'Unieuro il Joyland? L'unico che c'aveva il drone 1, il primo modello. Se no, il primo modello non le fa ne più. Ma è fuori produzione? È fuori produzione. Ah, però è un po' più evoluto del primo in assoluto che ci ho avuto io. Hai comprato questo drone, quindi ti devo portare giù, vale? In garanzia. Certo, perché come l'ho preso, ho installato tutto con Dani, abbiamo installato il coso, e un motore non funziona. Cioè tre motori, funziona qua, su quattro motori, tre motori. Quindi è un fallo dell'azienda. Solo che questi mezzi super tecnologici... questi mezzi sono professionali, le cose professionali ormai l'elettronica ha messo una scatola nera in modo che nessuno pia per culo più ai tecnici, perché c'è gente che se ne approfitta, dice a me mi si è rotto, invece l'ha rotto la persona stessa, e lì c'è la scatola nera che gli dice che cosa ha fatto questa cosa? Se è stato sbattuto? Tutto registra. Allora loro bisogna darglielo indietro. Anche nuovo, che tu lo compri nuovo, non ti funziona,
loro devono portarlo in assistenza per forza, perché è una roba professionale che devono vedere dalla scatola nera se tu te se ne hai approfittato. Pensa che cazzata. Però alla fine è come le assicurazioni in America, no? C'hanno bisogno della telecamera obbligatoria per vedere com'è avvenuto l'incidente, quindi deve registrare tutto, ogni volta che tu vai per strada deve registrare. Quindi alla fine non è tanto sbagliato, ai fini dell'approfittazione. Se uno si approfitta, dopo l'assicurazione aumenta a dismisura, invece con quella videocamera lì non ti approfitti perché è tutto registrato. C'hanno bisogno del video. È la stessa cosa la scatola nera, serve, però è una rogna, perché tu compri un oggetto nuovo, non gli hai fatto niente, l'hai installato, il volo 0 minuti, alla fine lo devi ritornare indietro, che 2 o 3 settimane gli ci vuole per mandarmelo. Adesso devo aspettare 2 o 3 settimane per far sì che mi chiamino e per darlo a ripiegare. Prende funzionante. È un casino. Pensa quanto tempo senza drone, non puoi fare. Pensa, io ho comprato il drone per fare i video subito e mi tocca aspettare anche nuovo. Che non è colpa mia, sì, te rendi conto? Quell'altro invece ho investito con Dani, io ho investito ho speso 40 qualcosa di euro per comprare la scheda, un foglio di scheda circuito stampato che si era strappato nell'impatto, no? Di quello vecchio, e più una pasta. E che era termica per mettere anticircuiti stampati, una pasta 12 euro. E allora quella cosa lì 26 euro, la pasta 12 euro, l'attacco 5 euro e poi le gommine un altri 4 euro e qualcosa che arrivano a marzo. Pensa, le gommine che tiene come la videocamera, come ti arrivano a marzo e non ti serve più niente. Non mi serve più ormai, però l'ordine è stato fatto, a posto. Non puoi annullarlo. Non si può annullare. Ormai quello lì viene dalla Cina, tocca aspettare un sacco di tempo. Vabbè, le gommine può essere sempre utili per quello nuovo, non è che quello serve, perché se me le perdo, capito? Ora che le prenoti ci vuole mesi e mesi. Le gommine, quelle che stabilisce la videocamera, che sgrulla così, capito? Che prende, oscilla. Quello è difficilissimo a... Fanne apposta, come le stampanti, uguale. Per il consumo, capito? La consumazione e il materialismo. Fatelo comprare sempre. Fanne apposta, perché se tu compri il drone che già ti dà tutti gli accessori, non c'è bisogno da comprarli a parte. Invece ti dà il drone che gli manca le gommine, gli manca le ali, gli compri dopo tutto, capito? Tutto un business. Lo spendimento è, tutta la spesa. È come le medicine, no? Noi dobbiamo comprare le medicine per cosa? Per le patologie che spruzzano per via aerosol nell'aria per farci sta male, in modo che producono sempre più medicine. È tutto un casino, capito? Un casino. Bordello. È la fine della generazione. Siamo alla fine, però noi ci manteniamo che ci vogliamo bene e ci siamo invecchiati. Siamo una frutta. Ci siamo invecchiati, prendi conto, Luca. Te ci avrai 47 anni, io 44. 44 non è. Io 44, te già ce l'hai 44. Non pare vero che c'era 44. Manco a me non pare vero proprio. Non pare vero a me. Allora, e quelli che ci hanno chiesto quando rifate gli assaggi, la live insieme? Quando qualcosa, quando? Quando? Bella domanda questa, Dillo a te, Luca, dillo a loro. Che faremo? Ha chiamato anche a Tatiana. No, Tatiana no, Tatiana non collabora più. Chi mi fa quella? No, no. Da quando sanno che io sono fidanzato e mi sposerò presto, non collaboro più con nessuno. Hanno chiuso tutti i ponti? Sì. Hanno chiuso i ponti? Sì. Prima collaboravano perché c'aveva una speranza. Speranza? Ma no, non credo. Non credo. Anche qualche amicizia. Per esempio Simona non ha mai... voluto niente di mai, se non c'è là. Mai Simona si è fatta avanti oppure niente, adesso no, zero. Manco Raffaella, manco Verusca quella volta che l'ho incontrato, a parte che Verusca una volta all'anno la incontriamo, se va bene. Ormai chiuso. È chiuso tutte le porte. Le donne che prima me mandavano le robe e tutto, adesso lo fanno solo per spregio, tutto al più. Perché e poi io credo che qualche donna ci sarà che manda le robe per spregio sulla lista Amazon. Sì. Non credo che tutti gli uomini, però non c'è scrive né, la ricevuta, capito? Non c'è scrive né chi è. Ah. Occhio non vede, corre non dorme, però chi è che spende tantissimo?
chi è che c'ha i soldi? Chi è che spende tantissimo? Chi è che c'ha i soldi? E quante persone mi hanno detto, ma te, noi siamo squadrinati, non te potevo mandare niente. Io gli dico, ma perché chi ti ha chiesto niente? Chi ti ha chiesto niente? La lista Amazon, lista dei desideri, no? Delle costrizioni, quindi chi è che mi manda anche i post, no? Quei post che mi erano venuti. I post. 2000 euro, 2000 euro di roba, eh? Un po', 2000 euro, pensate. Tra poste, casse, elettroniche, automatiche, e poi c'erano tutti i scontrini, un casino. Io ho venduto il tutto a 70 euro a un mio fan de Tolentino, che non ho visto più, non ho sentito più. C'ha famiglia e tutto, lui c'ha un negozio che gli ha servito i poste, gli ha fatto comodo. Oppure ha venduto tramite, non lo so come ha fatto, su non lo so dove l'ha venduto. Che si fa a vendere su? Ma io non so fare, io se vendo io, le vuole i soldi, chi è che compra, capito? Cioè, chi è che, a chi vendo vuole i soldi da me, capito? Io vendo, ma vuole i soldi da me. Io una volta ho venduto una roba su eBay, pensa Jonathan, ho venduto una fotocamera su eBay a 70 euro. Quello lì mi ha voluto 80 euro, ho dovuto pagare io 80 euro, l'ho venduto a 70. Ci ha perso 10 euro. 10 euro ci penso. No, io gli ho dovuto dare 80 euro. 80. Lui te l'ha date? Lui niente mi ha dato. Niente. Ho dovuto pagare io alla fine. Io vendevo a 70, ho dovuto pagare 80. Che roba, eh? Molto senso, eh? Tu pensa che è un macello. Tutti quanto sensi, eh? È un disastro, un disastro. Un macello, eh? Un bordello proprio. E quindi niente, un grande bordello. Quindi per quanto riguarda gli assaggi, niente, non si fanno. Gli assaggi no, a meno che ci manda qualcosa, qualcuno lo faremo. Se qualcuno ci manda qualcosa, sì, ma però gli assaggi non con le salsicce, se deve le salsicce sono. Ma le salsicce, le salsicce mi ha detto una persona che ha visto con crude, quelle crude. Ha visto con il telescopio, ha esaminato una salsiccia che c'è tutti i batteri e vermi che si muovono in continuazione. Microscopio. Sì, microscopio. No, il telescopio, cosa dirò? Microscopio. Tutti i vermi che si muovono. I germi, i batteri. Dopo gli ha scoppiato la vena del cervello, quello però a causa del raccogliere i grugni, a causa dello sbalzo di temperatura termico, e poi era gonfio tanto, era stato sempre fermo per 4-5 ore tra sedia. Poro zio, che finaccio. E niente, adesso terminiamo qui questa registrazione. È peccato, chissà quando ci rivedremo un'altra volta a fare un'altra registrazione, non si sa. Dipende da voi, dipende da tutti coloro che ci seguono. I nostri follower. Ah, volevo dire che tanta gente si lamenta, dice ma non c'è, siamo tutti squadrinati, lo vuoi capire che siamo tutti stanno tutti male? Tutti non è vero, perché c'è tanti industriali che si sono straricchiti con le mascherine, le tutine, quelle per gli ospedali, le aziende sanitarie si sono straricchite con i tamponi, le farmacie si sono diventate straricche, vanno in giro con le Lamborghini. Alcuni io l'ho visto con le Maserati, si è fatti le farmacie, si è fatte le Maserati a forza di farsi cazzo dei tamponi, quindi bene o male questo che si è anche arricchito, alcuni si è arricchiti, coloro che hanno le aziende del plexiglass, il plexiglass, i virologi si sono stra arricchiti. E quindi c'è un business assoluto, proprio assoluto, non è tutti poveri compagni a te o compagni a noi. Poveri de portafoglio, Fate soldi, Ne fate soldi. C'è tanti che hanno tantissimi soldi, anche quelli che mi mandano tutti i libri d'inglese che adè l'ho buttati al macero. Tedesco pure. Tutti i libri d'inglese, CD da buttare via, tutti i post, scontrini. Ci fai quindi, Tutte quelle cazzate, ma ti rendi conto? 26 pacchi, 20 pacchi da buttare via. Questo non sale, E poi pacchi, buste. Buste, perché i pacchi erano quelli con giacchettini. Questo era un pacco. Solo quello pacco era, solo questo. Dopo c'era questo qua de pacco, questo lì 20 euro gli ha costato, chi è che me l'ha mandato, Additivo. Ma questo però è buono, non è monodose, più di una volta. Non lo so, tutto da una volta, è grosso. Non lo so, questo è grosso, 23 euro costa questo, Questo pure costa, E additivo multifunzione per la protezione e la pulizia del sistema iniezione del gasolio per motori diesel aspiranti e sopra per la gloria, sia per la gloria. Sistema di iniezione in diretta. Non lo so, c'è scritto lubrifica la pompa di alta pressione e gli iniettori, migliaia del rendimento del motore
migliora il rendimento del motore e il comfort di guida. Guarda, top diesel deve essere aggiunto al gasolio nella misura dello 0,2% per una migliore miscelazione con il gasolio. Si consiglia di versare l'additivo nel serbatoio prima di effettuare il rifornimento. Non lo so, una percentuale, lo 0,2 o 3%. Non lo so, basta 0,2 e 0,3, massissimo. Poco lo devo mettere. No, mica ci capisco io, non lo so io cosa devo fare. Un po' più se lo capisci meglio? Ce lo devo mettere poco. Digital Experience. Ho scritto pure in inglese. Quattro. Vedi che c'è i misurini. Ah, c'è di fianco lì, di fianco c'è. Ah, ogni tacchetta un misurino. Ogni tacchetta. Ah, allora c'è i misurini, dai. Vabbè. Allora questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pieni. Ah, 10 pieni, quando li fo? Vabbè, non li fai infatti, li fo. Passa per 10 volte. 10 mesi? Sì, ma io il piano. Fai un al mese? Così un anno. 10 mesi, così un anno. Ma se io non faccio il piano che tutti i giorni fa, quasi tutti i giorni, 10, 20, 30 euro, non è pieno. Poi spesso, quanto ce lo quasi tutti i giorni 30 euro sono mica. Ultimamente sì, non c'è cavo più le gambe. Ora un po' si è pubblicato. Ah, si è pubblicato già? Si è pubblicato. Non è che si è pubblicato, vedi, controlli completati, nessun problema trovato. È in alta definizione, dopo però cambio l'immagine. Cambio l'immagine di copertina adesso. Dopo, HD, ma te? Dopo devo andare via, In HD? Sì. In HD, In HD, sì. High definition. Si vede bene tutto quanto. Immagine perfetta. E niente, adesso come potevo terminare? In poche parole. L'unico compleanno che adesso sta arrivando è il mio. Dopo quello di Luca. Dopo Luke, prossimo Luke, dopo pure. Io ci ho passato. Dopo quello di Luca. Io ho passato. Però non è feste questi compleanni, Non è feste, Che cos'è? Una ricorrenza. Un anno in più, e un anno in meno che dovevamo andare ante la cassa da morte. Ah, porca miseria. Non è più sul gruppone, me lo dico sempre io. Non è feste, Ricorrenze spiacevoli. Ricorrenze spiacevoli, a pensare che una volta era piacevoli. Quando ero piccolo non vedevi l'ora dei riavi, 18 anni, più la patente, ogni anno che passava era meglio. Invece adesso è peggio. E poi pensavi alla famiglia, Sì, sì, perché ormai hai verso i 50 anni, la vecchiaia proprio. Però c'è chi è che si sposa come nonno Bibbo a 80, 70 anni e si è sposato. Babbo, come diceva da Babbo quando era piccolo, come diceva Babbo? Ma perché se brutta personceria è peggio, diceva mamma. Certo, dice allora a te ti dispiace a festeggiare fai i compleanni, preferivi se non li fai vuol dire che sei morto. Sei morto, cioè vuol dire. Pure se te non fai il compleanno vuol dire che sei morto prima. Sei morto, cioè. Sì. Quindi, e quindi è meglio a mantenerci come nonno Bibbo che fino a 89 anni ha fatto il compleanno. Come Bibbo? No, fino a 90 anni. 92, fino a 92? L'ultimo compleanno che mi ho fatto 92. Il pranzo 90. Ah, 90. 90 il pranzo al ristorante. 91 e 92 è rinfresco. Rinfresco la figlia. A casa. No, non ne dava più scappare. Però lui l'ha fatto sempre il rinfresco, il ristorante, tutto. Sì, fatto con me, sì. Vedi, allora dobbiamo fare gli arditi come nonno Bibbo. Come Bibbo. Come il Bibbo, che fino all'ultimo ha compiuto gli anni e ha fatto il compleanno. Le feste fatto, Ha fatto le feste. Fino alla fine l'ha fatta. Però quella volta era altri tempi, era le lire, certo, che c'era le pure lire. Sa la pensione che piava, c'era pure c'è scappava pure il pranzo. Magari però la lira? Ni se fa più. Allora, praticamente il compleanno. Dovresti festeggiare il fatto che te stai invecchiando. Quello non è bella festeggiare. A festeggiare che te stai cioè avvicinare all'ubitorio. All'ubitorio. Che sarà morto. Compleanno sarebbe un cavolo, un anno in più. Non come il film di Charles Bronson, un candidato all'ubitorio. Siamo candidati all'ubitorio. Tutti per la cassa da morte. Hai visto Elvia? E mi ho preso qualche mobile dalla casa sua perché la FIA è stata gentile, ha detto piatele perché io devo vendere casa. Perché lei, puretta, cosa ha fatto? C'ha avuto il Covid, no? E è stata messa dentro un sacchetto di mondezza e cremata. Ti rendi conto, manco il funerale è stato fatto. Manco il funerale. L'ho fatto funerale. Che pensa quella povera donna? Non l'hanno vista più per 2 anni dall'ospizio. Sì, L'hanno buttato un sacchetto di mondezza. Ma la mondezza l'ha buttata via. Vedi che tutta una vita è campata. Sì. Una persona è campata una vita, ha fatto di tutto e di più per bene degli altri.
da punto in bianco, posso, finito, chiuso. Allora, praticamente, nonno quella volta, no, se noi abbiamo l'esempio del nonno. Nonno allora cosa festeggiava? Festeggiava sempre, ha cominciato a fare compleanni, nonno che aveva da 70 anni in poi, le feste. Ah, e quando già hanno 70 anni sei già anziano, no? Eh sì, eppure lui non è che dice cosa festeggio questo, eppure festeggiava e poi si è sposato pure. Il fatto che c'era arrivato. Però dopo quando si è sposato con Luisa, ragazzi, 74. 74 anni si è sposato, pensa che arditezza. Luisa. Pensa che quanto era ardito, invece no, 40 anni già finiti. Siamo fatti. No, 40 anni pensiamo all'obitorio. Sa un po' che roba c'ha? Perché siamo spenti, perché pare che con sto governo schifoso siamo finiti. Pensiamo a eventuali malattie che c'è proprio pià, capito? Certo, perché un macello l'aria, capito? L'aria è tutto bianco, e vedi che non piove più. Diciamo, adesso stanno ancora, stiamo in cucina, entrano, saremo qui o saremo in qualche ospedale, cosa sai? Non è che dici, ma no, cioè... Da pensare di va a 90 anni in salute è praticamente impossibile. In possessione. Nonno poteva pensarlo. Perché negli anni 90 i cieli era blè. Era blè i cieli. Sempre limpidi. Sempre puliti, limpidi. Adesso non vedi le meteorologie, sempre pioggia e neve a meso. Non fatto niente invece. Proprio niente. E poi ha detto il telegiornale, dice, quello ci ha acchiappato perché è vero. E poi ha detto che è in condizioni come se fosse agosto. È secco, come fosse estate. Come l'estate, pensa un po'. Ma è cosa pazzesca, E poi chissà le sorgenti ormai in che situazione stanno. Il Cesano proprio ormai non c'è più manco quelle goccette che viene giù. Manco quelle c'è più ormai. Ormai è finito tutto. Quindi secondo me il compleanno più che una festa è una commemorazione della nascita. Commemoro il fatto è come il Natale 47 anni fa sono nato, è come il Natale di Gesù, che commemoriamo la nascita del Dio, commemorazione. Beh, però per Gesù è una festa perché è risorto. Gesù è risorto, è vivo. Quindi tu festeggi la nascita di una persona ancora viva. Invece noi diventiamo zombie. Noi zombie. Siamo putrefatti. Che macello. Ieri sono andato da Ivana Burattini alle tavernelle, che dovevo andare a il drone da Dani. Ritirare quello vecchio. Cosa fai con quello vecchio? Lo do a una persona, a un ragazzo, uno esperto che ha tutti i marchingegni, che forse è lo giusta, lo recupera per lui stesso. Per lui stesso, Allora sono andato sul cimitero per vedere dei cotechini. Adesso Jonathan ti fa vedere. Ma dove li aggiustata? A cosa? A Ivana? Ma c'era poco da aggiustare. Ah, io ho cambiato solo un fiore e basta. Guarda, te ci faccio. Il cotechino. Il cotechino delle tavernelle. Però finimo un attimo questa registrazione, dai. Sì, un gatto ciccio grosso, bellissimo. Gatto pesce cotechino. Allora, finiamo questa registrazione che noi, insomma, alla fine, noi siccome siamo candidati all'obitorio, e adesso l'età che ci avevamo non è più negli anni 90 che si festeggiava il futuro, che ci poteva essere il futuro, c'avevo solo l'ubitorio, però se noi pensiamo questo ci sbattiamo. Se tu pensi per questo non cambi più, fai in depressione completa e totale, totale assoluta, e dopo diventi un vegetale, tipo un vegetale che vive un tappetino, niente. Allora come potevamo cambiare? Niente. Volendoci bene, a pensare in positivo tutti i giorni, a fare del bene al pianeta. Devi pensare che la morte dopo ti porta non alla fine totale, ma l'anima non muore, ti porta alla vita eterna, un nuovo inizio. Veramente, perché l'unica cosa che può salvare è la fede. Sa, però che la fede è... Però la fede, sai che il corpo va a finire. Solo l'amore saprà il mondo, dice la fine di Wonder Woman. Solo l'amore saprà il mondo, film diceva. Wonder Woman. Solo l'amore saprà il mondo. Tanto il motore della vita, il mondo dell'amore. Allora continuiamo a volerci bene, i tre cugini d'Italia. E poi d'Italia, pensiamo ai genitori nostri, si stanno avvicinando agli 80. 80 anni già, I genitori nostri. Ai genitori nostri che sta diventando come l'età del nonno, sta diventando vero. Tenete conto che avevamo dei funerali. Siamo a pensare che ci avremo i genitori che si stanno avvicinando alle funzioni. Sì, e poi se pensiamo che ci avremo dei funerali. Jonathan l'ha passato, ormai è tutto. Già passato, questo è. Jonathan ha visto due funerali. Tutti ci hanno visto i funerali, Sì.
E poi noi ci avremo dei funerali dei genitori nostri, può darsi pure però dipartimo prima ma noi. Ma noi, capito? Per quello ce l'hai fatto. Cosa ne sapevo? Può essere pure che dipartimo prima noi. Uno va a pensare a queste cose e ti smattisci. Ci smattiamo. È depressione. Allora basta, è infinita questa registrazione, non finiamo più. Come famo a terminarla? La storia è finita. Come famo a terminarla? Never ending story. Mi pensa solo che c'era fine. Non è la fine, ma è un passaggio. Lo so, però è un passaggio della vita. Però è un passaggio un po' doloroso. Doloroso comunque. È doloroso perché è un distacco completo. Completo con tutti. Dopo non esisti più, non c'è più attività motoria. E voglio dire, ho visto come noi abbiamo vissuto i funerali del zio Mario, zio Mimmi, vedi delle persone, dei corpi con cui hai condiviso la vita, segnali in giro, bagnato, bevuto, tutto. Non devi dire tutto con, immobili fermi salvi come una pietra e poi diventati vermi putrefatti adesso la putrefazione gente in putrefazione zio Mario la putrefazione se Mimmi della macinazione è vero, è vero. Quindi vedi il corpo che comunque, siccome che noi siamo stati creati anche come corpo, per vivere eternamente anche come corpo. Come corpo pure. Apposta, cioè, non è che tu ritornerai e sorgerai il corpo. Noi grazie ad Adamo adesso, il peccato originale che muore il corpo. Se no noi originariamente eravamo stati previsti pure per vivere in eterno pure col corpo. Lo so, in paradiso. Apposta, a noi funerali, le morti c'è mazzene. C'è mazzene di loro. Le morti degli altri ci uccidono. Sì, è vero. E poi c'è fanno i piagni disperati. Perfino Gesù ha pianto per Lazzaro dopo l'ha risuscitato dai zombie. Lazzaro, vieni fuori! Una volta Lazzaro. Quindi essendo stati creati per la vita eterna, no, ste cose c'è distrutte. Sì, perché la morte è la peggiore devastazione che c'è per la persona. La peggiore che ci può essere. La morte, l'attività motoria finisce, termina per sempre. Sempre. Pensa un po'. Irrimediabilmente. Quindi l'unica cosa che c'è che la fede che dice che muore la fede. La vita, l'anima, che fede ci abbiamo? No, la fede non ci devo perché se ci avessimo la fede sposteremo le montagne, invece non spostammo manco un granello di schiaffo. E la fede ne paglia? No, manco un foglio di carta. Le paglia? Le paglia, noi non ci diciamo niente. C'è niente da fare. Quindi noi la disperazione. La disperazione, totale assoluta. Ma allora che razza di credenti? A chi credemmo? Al demonio? Infatti, non a quella messa non credemmo niente. Mefistofele. A chi credemmo? No. Dobbiamo metterci in testa che quando il cuore è quasi che finisce da batte, l'anima esce fuori dal corpo, che il corpo è solo un contenitore, è un involucro che non c'ha più magnetismo con l'anima. E dopo due opposti, le calamite stanno in cucina, le calamite dopo stanno in cucina e staccano, se devono staccare perché è opposti, non c'è più magnetismo nel corpo, quindi l'anima va nella dimensione dell'amore, quindi vivremo. Quello non pensavo. Pensavo a quello, Sono di se no, allora compimo gli anni e festeggiamo pure. E pretendiamo pure un regalo. A dispetto del. Festeggiamo che ci sta avvicinando il distacco del corpo all'anima. E finalmente vedremo Dio. Vedremo Dio, Dipende dopo da noi, dalle nostre opere. Dalle nostre opere, d'amore. Il purgatorio pure c'è. Quindi non è facile, non è facile, dipende da noi. Santi non siamo di giù, però potremmo andare verso la santità. Potremmo percorrere la via della santità, volendoci bene tutti i giorni, reciprocamente, parlandoci in modo idoneo, opportuno, dolce, gentile, premuroso e tutto, facendo tutte cose più buone in assoluto. Noi il compleanno ti mette di fronte una realtà che te durante l'anno magari non ci pensi. Te d'estate quando vai al mare non pensi, invece il del compleanno ti mette di fronte l'evidenza. Alla finitezza della vita, al tempo che passa, che non è niente, cent'anni, anche uno che passa cent'anni, no? Un soffio, leggi questa frase qui. Faccio un po' Luke. Bravo Luke. Quindi tu te lasci a sentire, no? Questa io lo so perché hai paura di morire, non perché hai paura del sonno eterno, ma perché hai paura di incontrare Dio e lo incontrerai sicuramente, faccia a faccia. Ah, vedi? Face to face. Non ho sentito niente io, ho sentito a mamma che discureva.
Io lo so perché hai paura di morire, non perché hai paura del sonno eterno, ma perché hai paura di incontrare Dio e lo incontrerai sicuramente, faccia a faccia. Questo ti ha detto la legge. E cos'è? Da dove viene? Quindi praticamente la gente c'ha paura di morire perché c'ha paura del giudizio. Ma chi? Chi? La gente. Chi l'ha scritto questa cosa? La gente. Chi l'ha scritto questo? Io non ho paura di morire. Ci sono tante persone, c'hanno paura di morire, non perché hanno paura di morire, c'hanno paura di incontrare Dio. Ah, io non c'ho paura. Durante la vita non c'è credere. Ah, io però non c'ho paura di incontrare Dio. Però queste tutte frasi, che bene, stanno scritte da qualcuno. Non c'ho paura. E devo uscire un attimo. Ah, io devo uscire un attimo. Libertà. Partire, il tempo. Dai, no, no. Vedi se c'è qualche altra frase che puoi leggere. Ah, c'è Chiara adesso. Ah, no, sapevo che c'eravate voi oggi stamattina. Cosa sapevi? Io, infatti. A posto. Allora, adesso noi diamo tipicamente, no, il compleanno ti mette di fronte al tempo che passa. Al tempo che, ma come? Ancora gioco con le giocavamo con i trenini. Ancora giocavamo su quelli. Non è ieri che facevi le piste delle macchinette. Ma ieri, sembrava ieri. Non era l'altro ieri. A te gioca, ti piace i robot. I robot, A me piace i trenini. Però con le macchinette, non sono più tutta plasticata. Non succede mai ieri. Luca, le macchinette. Luca, le macchinette, mi piace ancora. I robot, i fumetti. No, riflettevo, come hai detto te, ci piacciono i trenini, già c'è 50 anni. Poca roba, Ma com'è possibile? Tu c'è 4 cose, fra di 44 ancora. Pure io. C'è 50. Fra qualche anno ci arriviamo, Sì. Ce l'avevo dire 50, 60, forse è finita. È finita roba, tutto finito. È 60, questo è un po' finito. Apposta. Mamma mia, il tempo scorre inesorabile, lento ma inesorabile. Tempo scorre. Apposta, vi dovevate trovare a qualcheduna per fare un figlio in modo che continuavate la vostra. In tutta la famiglia? La vostra dinastia. Sennò finirà in un buco nero alla fine. Invece la cosa è veloce, capito? Passa veloce. Passa veloce davvero, Passa veloce. Però almeno nonno dice, c'ho i figli, me continuo nella sopravvivenza mia, tramite i figli. Senti la stirpe. La discendenza. Uno non è tanto, è meglio due dei figli. Meglio due. Un paio sarebbe già meglio. Che vedi quante ne succede. Stefano Roganti, no? Che saluto. Non penso che mi segui, c'ha da fare un sacco. E c'ha due sorelle morte tutte e due. È rimasto lui. Adesso se perché fa. Perché Michele Saldamarco non è dei tre figli, non è morti due. È rimasta la sorella. La sorella solo. Esatto. È rimasta la sorella. La sorella ha fatto a sua volta altri figli. Come fa a portare avanti la famiglia? C'è una famiglia, la stirpe. Quella che è morta, mi pare che c'aveva qualcosa. Che c'aveva? C'aveva un figlio. Solo? Puretta. Però te rendi conto te. Figlio unico. È incredibile, incredibile. No, madonna. E niente, è infinita questa registrazione. Il tempo della vita è troppo breve. La storia è finita. Sì. Tu sei preso qui in casa? Sì. È troppo breve, perché è mezzogiorno già. Le 11:38. A posto, è troppo breve la vita. Che fa? Un soffio davvero, eh? Un soffio? È vero, è vero. Un rivolo. Caro mio. Un attimo. Dopo c'è chi che pensa solo a mangiare per il corpo. Come va? Pensa solo a mangiare e bere. Si sfoga solo lì. Non pensa niente all'anima. L'anima... come se non esistesse. Solo il corpo. Palazzo, mangia e beve e non pensa uno. Si chiama palazzo del cognome, si chiamava. Palazzo del cognome. Come gli animali. Gli animali non pensano alla morte. Gli animali pensano solo a mangiare. Sì. E basta. Vedi, ti ricordi i triti? Perché pensava a morire. Triti, non è che dice adesso a dicembre morirò. Lo sapeva, no? Lo sapeva, infatti. Pensava solo a mangiare, si sprecava sempre di più prima da morire. Sì, sì. Diventava un pinguino di matto che diventava. Stessa cosa. Diventava un pinguino. Fino al giorno prima non pensava a niente. Sì, sì. Alcune persone pensano solo a mangiare e beve. Vuoi fa, è morta. Sì, vuoi fa. Credere che non c'è niente dopo. Allora se ne sfoga chi? Finisce tutto. Sì. E invece per cosa serve a campare se no dopo non esistiamo più? Infatti alla fine noi esisteremo ancora, però non nel corpo. Sarà un nuovo inizio. Per il momento. Un nuovo inizio. Inizio un altro viaggio. No, poi alla fine. A posto, dai. Dai, da qui a tutto, grazie a Kira Morimoto. Grazie Morimoto. Grazie Morimoto. La conclusione del discorso è che la vita è troppo breve. Per come è grande il pianeta, no? Sì. Per i posti da vedere.
Non basta. Allora noi abbiamo vissuto già metà vita e non abbiamo visto manco un mezzo, manco mezze Marche, per dire. No? Sì, sì. Cioè, no, per il pianeta che per l'uomo è enorme. Che è infinito. Dovrebbe, l'uomo dovrebbe al minimo vivere 1000 anni sul pianeta per visitarlo tutto. Certo, e poi se vivesse 1000 anni potrebbe sperimentare pure altri pianeti. Non solo i scienziati e i militari. Colonizzare. Ci hanno i soldi per spostarsi. Colonizzare. Non quelli delle cariche alte che già stanno su Marte, stanno sulla Luna, stanno su... su cosa? Su Italia, su Europa? No, già stanno. Già stanno. Cioè, dice che ci devono andare, mandare i satelliti, ma già c'è stati. Già c'è stati. C'è le astronavi che hanno creato l'uomo stesso, ha creato le astronavi. Il motore a curvatura, come Star Trek. Star Trek è? C'è tutto. Solo che a noi ci dice che ancora stiamo nell'età della pietra. Sì, nel bronzo. Sono lì ancora, metà del ferro. Perché quello della NASA che è andato in pensione ha detto che può come posso dire, può creare l'atmosfera e le stagioni su Marte. Su Marte può terraformare Marte. Terraformare. Perché? Perché già sa che la tecnologia avanzata e la tecnologia che butta nell'irrorazione chimica qui sulla Terra hanno sperimentato, hanno fatto degli esperimenti per terraformare altri pianeti. L'hanno fatto l'esperimento qui sulla Terra e già gli è andato in funzione, perché piove dove vuole nei loro, c'è la siccità dove vuole nei loro, tutto programmato, cioè, tutto programmato. Grandina dove vuole nei loro e nevica dove vuole nei loro, tutto programmato. E in Italia non vuole né che fasse cose, perché sennò c'è troppo benessere, ci sarebbe troppo benessere. Sarebbe troppo, E quindi loro già sanno come terraformare tutti i pianeti. Lo sanno come si deve fare, Tutti i pianeti, quelli che stanno più vicini. Prendere come la Terra. Quindi la Terra. La conclusione è affidarsi a Gesù. Esatto. Cioè, l'unica alternative, l'unica non veramente. L'unico piglio. Sì, sì, non c'è più niente. Siamo allo sfascio più totale, tremendo. La generazione è finita. Uno sfascio totale. Affidiamoci a Gesù. Affidiamoci a Gesù, volevoci bene. Sì. E affidiamo il tempo che passa, gli anni che volano, a Gesù. Sì, e festeggiamo sempre i nostri compleanni fino alla fine. Perché per Gesù 1000 anni è come un giorno solo. Un solo giorno. Invece noi 50 anni è già la fine. Già la fine. Per Gesù non è così. Quindi l'unica cosa è affidarsi a Gesù. Sì, l'unico piglio. A posto. Allora terminiamo qui. Fine. Titoli di coda. Fine. The end. Titoli di coda.